cosa abbiamo parlato? Prima di tutto che Vangelo stiamo leggendo? Ma beh, questo già è un punto di partenza. Seconda cosa, abbiamo detto che il Vangelo di Marco si occupa, all'inizio presenta questa domanda, no? Il Vangelo si pone l'obiettivo, inizio del Vangelo secondo Gesù Cristo, figlio, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi il Vangelo di Marco ha lo scopo di descrivere la divina filialità di Gesù Cristo. Gesù Cristo è figlio di Dio. E si pone questo obiettivo già all'inizio. Il titolo del Vangelo in qualche modo riassume ciò di cui il Vangelo si occuperà più avanti. Abbiamo visto come si occupa di questa questione il Vangelo di Marco. Innanzitutto se ne occupa a partire dalla, questione degli indemoniati, no? Abbiamo visto all'inizio come si manifesta la divinità del Cristo. In quel contesto culturale Gesù ha potere sopra i demoni. Questo significa che Gesù Cristo non è al pari dei demoni, né superiore ai demoni stessi. Quindi Gesù non è di natura angelica, se ricordate, ma è superiore alla condizione angelica. La potestà sui demoni non serve tanto a manifestare gli esorcismi o i miracoli di liberazione, ma ha un senso un po' più profondo, è quello di dimostrare la superiorità di Cristo rispetto alle creature angeliche. Se vi ricordate, abbiamo detto che all'inizio del cristianesimo questo problema si pone, cioè chi sia Gesù, e tra le varie ipotesi esiste anche l'ipotesi per cui Gesù Cristo sia un angelo incarnato, quindi che Gesù sia una creatura angelica in forma d'uomo. Questa sarà una delle primissime eresie del cristianesimo, perché si diffonderà anche un po' più tardi, il cosiddetto arianesimo, lo troveremo un po' più tardi, che dice che Gesù è una creatura divina ma non è Dio stesso. Attraverso l'immagine della liberazione degli indemoniati abbiamo detto che Gesù rivela la sua superiorità rispetto alle creature angeliche. Perché? Perché le creature angeliche e i demoni, che sono della stessa natura, perché i demoni altro non sono che creature angeliche cadute, quando le creature angeliche incontrano i demoni, nella tradizione apocrifa e poi nell'Apocalisse, tra demoni e creature angeliche c'è lotta. Quindi i demoni non si sottomettono immediatamente alle creature angeliche, ma combattono contro le creature angeliche. Fosse anche Michele, che viene rappresentato come l'arcistratega nel libro dell'Apocalisse. I demoni oppongono resistenza. Davanti a Cristo i demoni non presentano nessuna forma di resistenza. Il racconto di Marco sta proprio a rappresentare che la natura di Cristo è superiore alla condizione degli angeli e dei demoni, poiché i demoni a lui si sottomettono. Quindi non tanto il miracolo dell'esorcismo, perché abbiamo detto che Gesù Cristo di fatti esorcismi non ne fa. Non ci sono esorcismi nel Nuovo Testamento, perché Gesù che cosa fa? Non fa riti di liberazione, semplicemente quando Cristo arriva i demoni arretrano. Quindi l'idea è che il male davanti a Cristo arretra. Non c'è lotta tra Cristo e il male, perché Cristo è al di sopra del male e il male non può porgli resistenza. Stasera vediamo, poi abbiamo visto la questione della purità che ci ha toccato per più tempi. Io sto seguendo la lettura più o meno del Vangelo di Marco secondo l'ordine dei capitoli, quindi anche se non corrisponde proprio al programma, voi non vi spaventate, perché stiamo cercando di leggere il più possibile, quantomeno, no, del Vangelo di Marco insieme, secondo un ordine che è quello del Vangelo, anche se non corrisponde al nostro programma. La questione poi che abbiamo toccato è la questione della purità e dell'impurità, che è anche molto cara a Marco. Ricordate la questione degli alimenti, cosa si può mangiare, cosa non si può mangiare, il sabato, le spighe di sabato, tutte le norme relative alla purità, per cambiare una mentalità di fondo. Ricordate che nella mentalità di un certo ebraismo l'idea era che se io sono puro e tocco qualcosa di impuro mi contamino. Il Vangelo di Marco, Gesù Cristo deve ribaltare questa mentalità, esattamente l'opposto, ciò che è puro purifica, non si contamina. Quindi la purezza rende puro tutto e non si contamina viceversa. Perché questo concetto è importante? Sempre per dimostrare la potestà di Dio su tutte le realtà. Se io dico che ciò che è impuro contamina ciò che è puro, sto dicendo sostanzialmente che l'impurità è più forte della purità, che quindi prevale sulla condizione di Dio. Ciò che è impuro è più potente, per questo contamina. È esattamente l'opposto, la mentalità che viene bandita dal Nuovo Testamento è esattamente l'opposto.
ciò che è puro viene da Dio e ciò che è puro non può essere inferiore e più debole di ciò che è impuro. Ho paura di tossire. È andato a tossire fuori la signora proprio per paura. Bene, questo è il primo passaggio. Ora, qual è l'altro passaggio? Ci sono dei racconti che sono tipicamente pasquali, quindi ci preparano in qualche modo al periodo quaresimale, e sono due racconti sui quali voglio soffermarmi, che innanzitutto riguardano il camminare di Gesù sulle acque, primo racconto, secondo racconto la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Perché questi due racconti si inseriscono in una nuova rappresentazione proprio della figura di Cristo stesso, riguardando essi stessi due episodi dell'Antico Testamento che noi ben conosciamo. Noi abbiamo detto che Marco che cosa fa? Voi ricordate, abbiamo parlato dello schema a ventaglio, non so se lo ricordate, no? Abbiamo detto che il Nuovo Testamento si sviluppa come se fosse un ventaglio. Qui abbiamo l'annuncio paolino, presente il ventaglio, abbiamo detto dove c'è il chiodino al centro, lì c'è l'annuncio di Paolo, il primo annuncio, la morte e risurrezione di Gesù Cristo. Questo primo annuncio viene tradotto da Marco nella vita di Gesù Cristo. Quindi Marco prende l'annuncio di Paolo e lo traduce in alcuni episodi della vita di Cristo stesso. Marco non parte da zero, ma parte da un annuncio che è già diffuso, perché il Vangelo di Marco non viene scritto di sana pianta da una comunità che non crede. Si tratta di comunità che sono già credenti, che hanno già ricevuto il primo annuncio, e sostanzialmente il primo annuncio è l'annuncio paolino. Quindi Marco si sviluppa a partire dall'annuncio di Paolo. Paolo parla di argomenti in genere in maniera disordinata, quindi Paolo non è ordinato nella trattazione, perché Paolo scrive delle lettere a delle comunità in base a delle esigenze, quindi tocca le esigenze che le comunità gli presentano, non tocca tutto, tocca solo ciò che gli viene richiesto, secondo lo stile delle lettere. Vi ricordo che le lettere di Paolo non devono essere lette secondo il canone, perché nella Bibbia le lettere di Paolo sono state collocate in base alla lunghezza, dalla più lunga alla più breve, non in base alla data di scrittura, ma in base alla lunghezza. Quindi questo che cosa significa? Significa che se volete ricostruire il pensiero di Paolo leggendo le lettere nell'ordine che trovate nelle vostre Bibbie, l'ordine canonico, non capite niente, perché l'ordine canonico segue un criterio molto semplice: la lettera che contiene più parole è la prima, e via via così scendendo, ma questo non significa che sia la lettera più antica. È come se voi scriveste delle lettere, intratteneste una corrispondenza con dei vostri amici, poi io prendo le vostre lettere e non le ordino in base alla data che ci sta sulla lettera, ma in base alla lunghezza, e poi cerco di capire quello che voi volete dire con i vostri amici. Vi rendete conto che la ricostruzione sarà completamente confusa. Questo per esempio è uno degli errori più semplici che farà la tradizione interpretativa luterana e post-luterana, perché il problema di Lutero rispetto ad alcuni passaggi paolini è proprio questo: Lutero legge Paolo secondo l'ordine del canone, e quindi nascono non poche confusioni dalla lettura di Lutero, che è una lettura in molti punti chiarificatrice, meravigliosa. In altri punti Lutero risente di questa astoricità. La lettura di Lutero non è storica, è canonica, quindi lui legge Paolo secondo l'ordine del canone. Ma se io parto da Romani e poi dopo leggo Galati è un problema enorme, perché comincio a pensare che si salvano soltanto coloro che Dio ha scelto, e che la salvezza è una categoria di predestinazione. Quindi alcuni sono condannati all'eterno, alla condanna eterna, altri sono predestinati alla salvezza eterna dal seno della loro madre. Questo è se leggo prima Romani e poi leggo Galati. Se faccio viceversa, il concetto cambia radicalmente. Detto questo, Paolo è colui che fa il primo annuncio. Marco prende l'annuncio di Paolo e lo traduce in episodi della vita di Cristo. Per esempio, Paolo già parla della purità e dell'impurità, però non ne parla in relazione a degli episodi della vita di Gesù, ne parla come concetto. Dice: poiché Gesù Cristo ha reso pure tutte le cose, tutto ciò che noi tocchiamo è puro, partendo dagli idolotiti. Vi ricordate le offerte fatte alle divinità? I pagani avevano pezzi di carne che votavano alle divinità, e una comunità dice: ma noi che siamo cristiani, questa carne che viene offerta alle divinità la possiamo mangiare?
Paolo inizialmente dice una cosa molto chiara: senti, le altre divinità non esistono, quindi certo che le potete mangiare, che fa? Sono offerte a niente, è la posizione di Paolo. Però poi dice: se questo crea scandalo nella comunità, evitate. Un criterio molto semplice, ma difatti all'inizio Paolo dice: non c'è nulla di impuro che vi possa contaminare, perché siete stati resi puri da Cristo stesso. E con questo chiude la questione. Marco che cosa fa? Prende ciò che Paolo aveva detto genericamente e lo cala in un episodio della vita di Gesù. Una volta i farisei gli si accostarono e gli dissero: perché i tuoi discepoli non si lavano le mani? Quindi Paolo già l'aveva detto che ciò che è puro non può essere contaminato da ciò che è impuro. Marco lo traduce in un racconto della vita di Cristo. Matteo e Luca che cosa fanno? Abbiamo detto, Matteo e Luca si collocano, partendo da questo ventaglio, sono il tessuto che collega gli episodi di Marco. Marco costituisce la struttura rigida, Matteo e Luca vanno ad articolarsi tra le stecche di questo ventaglio. Quindi Matteo e Luca integrano il Vangelo di Marco in qualche modo con altri racconti intermedi, però si attengono più o meno a quello che Marco aveva detto rispetto ad alcune tematiche, non in tutto, ma rispetto alle tematiche fondamentali ci siamo. Colui che invece non allarga il ventaglio ma lo chiude è Giovanni. Giovanni non allarga ma taglia. Mentre Matteo e Luca aggiungono a Marco dei racconti, Giovanni taglia dei racconti e dice: sono solo 7 i segni che Gesù ha fatto e questi vi bastano. Tra la moltitudine di segni fatti da Gesù, Giovanni ne taglia solo 7. Perché Giovanni ne taglia solo 7? Perché Giovanni quello che vuole dire è: a voi non vi interessa quante cose ha fatto Gesù, ve ne bastano poche ma ne dovete capire il significato, perché pure che avete 300 racconti ma non avete capito niente, non vale a niente, bastano 7 racconti però li dovete capire. Perché ho fatto questa premessa? Perché i due racconti che affrontiamo questa sera sono trattati stranamente a partire da Marco fino a Giovanni. Cioè, il camminare sulle acque di Gesù e la moltiplicazione dei pani sono due racconti che Giovanni non ha tagliato. Perché Giovanni non li ha tagliati? Perché evidentemente sono due racconti che costituiscono un aspetto fondamentale per la storia della salvezza. E sono due racconti pasquali. Se io vi dico che Gesù cammina sul mare, la prima immagine del mare che noi troviamo come immagine pasquale rispetto alla storia della salvezza, qual è? È l'immagine del Mar Rosso. Vi ricordate il Mar Rosso? Il faraone sta inseguendo gli ebrei arrivano dall'altro lato e il mare si chiude sul faraone. Il faraone che fine fa nel mare? Muore. Quindi non rimase niente. Che cosa rappresenta la morte del faraone nel Mar Rosso? Vi ricordo che il faraone per gli egiziani non era semplicemente un re, non era un sovrano, non era considerato un uomo che comandava. Il faraone per gli egiziani era l'incarnazione di una divinità. Quindi il faraone per gli egiziani era Dio. Difatti il faraone, il concetto della mummificazione, serviva proprio a mediare l'idea che il faraone in realtà non è morto, semplicemente lo stiamo conservando per l'eternità. Ma non si poteva intendere la morte del faraone in senso pieno, proprio perché il faraone era considerato pienamente l'incarnazione di una divinità. Gli egiziani avevano proprio una teologia faraonica, ben articolata anche nei testi delle piramidi, nella teologia di Menfi, che era una città, c'è un testo che vi spiega proprio bene bene chi è il faraone. Faraone non era un uomo, faraone era Dio in terra, sotto manifestazione umana, ma era una divinità. Rappresentare la morte del faraone nelle acque, cosa significa secondo voi? Che il faraone non è un dio, e che il Dio di Israele vince contro le divinità delle genti. La morte del faraone rappresenta la morte degli idoli, perché se fosse stato veramente un dio avrebbe dovuto fermare le acque, avrebbe dovuto manifestare la sua potenza sulle acque, e invece il faraone cosa fa? Soccombe alle acque e non può fare niente. Cavalli, cavalieri, carri, niente. Eserciti, nulla. Il Signore guida gli ebrei dall'altro lato del mare, mentre invece il faraone soccombe nelle acque.
Vi faccio notare che la morte del faraone non rappresenta in sé un evento storico strettamente, perché la scrittura non la vuole rappresentare come un fatto storico. Il racconto della morte del faraone ha un valore maggiore del racconto storico, perché vuole simboleggiare la morte di tutti gli idoli. Sono morte tutte le divinità delle genti, perché non sono divinità, quindi muoiono. L'unico immortale è il Signore, gli altri soccombono. Quindi la potestà sulle acque, il potere delle acque, chi è che domina l'abisso? Solo il Signore. E i sovrani della terra soccombono, solo Dio ha il potere di governare le acque. Quando io rappresento Gesù che cammina sulle acque, secondo voi la rappresentazione di Gesù che cammina sulle acque, in relazione proprio a questo, è semplicemente il miracolo di qualcuno che cammina sulle acque, o vuole rappresentare che Gesù è qualcosa di più del faraone? Cioè, Gesù non è colui, perché là il testo è chiaro, le acque erano agitate, i suoi stavano sulla barca ed erano preoccupati, e ci avevano ragione. Che non erano preoccupati, loro erano pescatori e lo sapevano, il mare se agitato dovete comportarvi. Ma Gesù ha potere sui flutti e sui venti. Questa immagine di Cristo che domina le acque e domina i venti, se la opponete all'immagine del faraone che nelle acque ci muore, vi fa comprendere che Gesù è realmente Dio. Mentre il faraone, il primogenito d'Egitto, non era una divinità e quindi muore nelle acque, Gesù Cristo ha potestà sulle acque. Gesù domina le acque e non muore nelle acque. Tanto è vero che dice ai suoi: perché avete paura? Invitandoli anche a camminare sulle acque, perché c'è Pietro stesso, se ricordate, che si avvia a camminare sulle acque, ma man mano sprofonda. Il camminare sulle acque è indicato, è immagine della potestà divina di Gesù Cristo. È colui che ha potere sui flutti. È lui il vero Dio, non il faraone. Di conseguenza, ogni notte di Pasqua noi ricordiamo il racconto del passaggio nel mare proprio per far memoria di questo. Non ci sono altri dei, perché l'unico che è Dio e che è passato, no, dalla morte alla vita, senza conoscere, senza soccombere alla morte, è Cristo stesso, l'unico primogenito dei morti. Questa immagine del Cristo che cammina sulle acque, quindi, non è un'immagine miracolosa, perché quello che Marco vuole mediare non è l'aspetto miracolistico. Le immagini di Marco vogliono dire qualcosa di più: Gesù Cristo è figlio di Dio. E come ve lo rappresento? Il faraone come si chiamava? Anche lui diceva che era figlio di Dio ed era una divinità. Eppure il faraone muore nel mare. Quindi questa immagine d'opposizione è un'immagine forte. Ma qua veniamo alla parte più forte dell'immagine. E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Bezzaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro, e il vento cessò, e dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. Allora, Gesù, quando cammina sulle acque, ha già fatto una prima moltiplicazione e ne fa un'altra. L'episodio delle acque si colloca a metà tra due moltiplicazioni. Passaggio del mare, moltiplicazione del pane nel deserto. Queste immagini non vi richiamano tutto il racconto dell'Esodo, perché anche quando gli ebrei si trovavano nel deserto, il Signore cosa fece? Beneficò gli ebrei che si trovavano nel deserto mandandogli la manna e le quaglie. Quindi l'idea di moltiplicare e beneficare il popolo nel deserto e il passaggio del mare sono immediatamente due richiami a tutta la vicenda dell'Esodo.
passaggio del mare, manna nel deserto. Queste due immagini non servono semplicemente a richiamare quindi due miracoli, ed è per questo che dice non avevano capito, infatti si era indurito il loro cuore, perché coloro che guardano a quello che Gesù fa in senso miracolistico non intendono ciò che Gesù è, perché il Vangelo non ci vuole mostrare quello che ha fatto Gesù. Attraverso l'opera di Cristo lo scopo del Vangelo è mostrarci chi sia Gesù, non cosa faccia, perché altrimenti Gesù finirebbe col diventare un mago tra tanti maghi, capace di fare segni grandiosi, quindi per esempio camminare sulle acque come segno semplicemente di un potere magico, mentre invece la difficoltà nel comprendere ciò che Gesù fa è intendere che quello che Cristo fa altro non è che immagine piena di ciò che era stato annunciato nella prima alleanza. Chi vi ha dato il pane quando eravate nel deserto a voi ebrei? Dio. Gesù vi dà il pane nel deserto? Sì. E quindi Gesù chi è? È Dio. Chi è che vi ha fatto attraversare il mare quando eravate in Egitto? Lo avete attraversato voi perché eravate bravi? No, ce l'ha fatto attraversare il Signore. Chi è che fa attraversare il mare agli apostoli e ai discepoli che stanno sulla barca? Gesù Cristo. Quindi Gesù è Dio. La mediazione di certe immagini rappresenta pienamente la divinità di Gesù Cristo. E Marco è tra i Vangeli quello che si preoccupa di più della questione della divinità di Gesù. Perché? Perché i Vangeli sul Gesù storico si soffermano poco. Perché essendo le prime comunità non hanno problemi nel credere che Gesù sia storicamente esistito. Il problema delle prime comunità è comprendere che Gesù è Dio, non che è soltanto un uomo che è stato. Mi fa comprendere un cammino di crescita di una comunità che deve fare un'esperienza molto profonda. Dire che Gesù è Dio non è facile. Perché non è facile? Perché c'è un passaggio che è un passaggio complicato. Ed è quello di Gesù che sale sulla barca con loro, ed è quello che di Gesù che mangia con loro, ed è quello di Gesù che condivide con loro la sua vita, che non si limita semplicemente a portare a loro un messaggio, ma che li chiama ad essere come lui. Perché questo è un aspetto complicato? Perché fin quando si tratta di accettare Gesù come Dio, non ci sono problemi. Il problema è il passaggio ulteriore, che è quello di comprendere che tale divinità Gesù Cristo l'ha condivisa con l'uomo, e che tale divinità non è una divinità che ha appannaggio esclusivo di Gesù Cristo, ma che lui voleva che noi fossimo come lui, e che quindi questo non è un Signore che è venuto perché dominasse lui sulle acque e noi stessimo a guardare com'è bello che lui domina sulle acque, ma è qualcuno che è venuto ad insegnarci come camminare sulle acque. Il passaggio che troveremo in Matteo rispetto a camminare sulle acque è che anche Pietro viene invitato a camminare sulle acque. E che cosa significa vieni, cammina anche tu sulle acque? Se colui che ha potestà sui venti è Dio e colui che cammina sulle acque è Dio e dice a Pietro cammina pure tu sulle acque, questo invito a camminare sulle acque è l'invito a diventare Dio. Condividere la condizione di Dio è il problema più complicato della visione cristiana. A Gesù gli vogliamo tutti quanti bene, Gesù è bravo e ci vogliamo bene a Gesù. Gesù è grande, o Signore, più grande di lui non c'è sta nessuno, quanto è bello Gesù, tutto quello che volete voi, ma se non comprendiamo che la venuta del Cristo è l'invito a diventare come lui e ad essergli pari, non abbiamo compreso il senso del cristianesimo. Lui non è venuto per dimostrarci il suo potere affinché noi ci buttassimo a terra ai suoi piedi. Il mistero ultimo della rivelazione del Cristo è che diventassimo come lui. Quindi sale con la barca su loro e attraversa il mare con loro, mangia con loro, spezza il pane con loro. Tutta l'immagine di condivisione di Cristo, ogni immagine che Cristo media nella condivisione, è qualcosa di più di una manifestazione di potere. Gesù non è venuto a farci vedere com'è grande lui, è venuto a mostrarci come noi possiamo diventare grandi come lui. Ed è totalmente diverso. Non è come il re della terra che ti fa vedere il portafogli pieno di soldi e ti dice vedi come sono potente e tu come non vali niente, ma è esattamente l'opposto. È colui che viene e ti insegna a diventare come lui, perché Gesù ha una... Gesù è re, ma non è re di una regalità che sottomette e si eleva. Gesù è re di una regalità condivisa.
utilizza una regalità che rende tutti re. Ed è bello questo aspetto perché sì, Gesù è amico e siamo tutti amici di Gesù, ma l'aspetto della divinizzazione dell'uomo è un aspetto superiore al fatto del siamo amici. Siamo amici, ma siamo stati anche tutti elevati a dignità regale. Quindi siamo amici che si devono trattare gli uni gli altri come si trattano i re. Non siamo amici che ci vogliamo solo bene, ma le relazioni tra noi devono essere modulate su una regalità, una divinità, devono essere portate ad un livello superiore. È vero che noi abbiamo visto Dio nell'umanità di Gesù Cristo, ma nell'umanità di Gesù Cristo abbiamo anche imparato come diventare noi stessi degni. E quindi qua la differenza è profonda. Non vengo a mostrarvi la grandezza perché voi, guardando a tale grandezza, restiate affascinati. Vengo a mostrarvi la grandezza perché voglio che voi impariate la grandezza per poterla condividere. Il senso, per esempio, della moltiplicazione. Allora, vediamo un attimo la prima moltiplicazione. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto e disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una gran folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, egli gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto, sentite già la parola, il luogo è deserto, ed ormai è tardi, congedali in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare. Quindi mandali via e digli che andassero a comprare qualcosa da mangiare per se stessi. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 pani e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde, e sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. C'è parecchia gente, 5.000 uomini, no? Infatti i discepoli gli dicono, mamma mia, signore, quanta roba che dobbiamo comprare, perché dice dobbiamo prendere grosso modo 200 denari di pane, che sono una grande somma. Se voi pensate che Giuda vende Gesù Cristo per 30 denari, quindi 30 denari, quindi immaginate 200 denari, che somma sono. Andate a vedere cosa avete. Signore, 5 pani e 2 pesci. Chiaramente già qui numericamente 5 e 2 fa 7, uno subito, no? È richiamato a rivedere questi numeri in senso simbolico, perché non si vuole semplicemente rappresentare quanti numeri e che numeri, ma si vuole rappresentare grosso modo l'idea di qualcosa che è giunto a perfezione. Così come 5.000 è un numero che richiama la vicenda del deserto, perché compare questo numero all'inizio del libro dei numeri. Quindi ci sono dei numeri che sono chiari, che rimandano il lettore a qualche altra cosa, intendi qualcosa di diverso. Mangiarono a sazietà, ne avanzarono 12 ceste, anche qua il numero è 12, quindi non è un numero casuale, e anche qualcosa dei pesci che mangiarono. Ci sono gli apostoli danno il pane e danno i pesci, Gesù Cristo benedice il pane e il pesce, ne mangiano 5.000, poi ne avanzano 12 ceste, una per ogni apostolo potremmo dire, perché già questa prima immagine, no, della manna nel deserto che avanzava, no, questa immagine di abbondanza, subito un richiamo all'Eucaristia.
Quindi qua c'è subito un richiamo alla celebrazione delle prime comunità rispetto per esempio al pane che avanza, questo pane che ci distribuiamo di generazione in generazione. Voi dite, ma no, questo è un riferimento eucaristico, mi sembra troppo. Non dimenticate che il Vangelo di Marco è stato scritto dopo Paolo. E Paolo già parla della celebrazione dell'Eucaristia, quindi l'idea della celebrazione eucaristica è già sullo sfondo del Vangelo di Marco. Ma quello che mi interessa non sono tanti, come vedete il Vangelo non parla di un miracolo vero e proprio, attenzione, perché qua non c'è nessun evento eclatante, non si vedono, Gesù non coprì con un telo, poi scoprì e i pani erano moltiplicati. Là l'idea è che dividendolo questo pane bastò per una moltitudine. Un pane come, non un pane magico, ma un pane che basta, e non solo che basta, ma che è anche sovrabbondante, perché ne avanza. Ne avanzano 12 ceste. La prima immagine che ci viene mediata nel primo racconto di moltiplicazione è proprio questa. Gesù non è sufficiente, Gesù è sovrabbondante. Ciò che Cristo è venuto a portare non è la sufficienza, ma è la sovrabbondanza. Non è venuto a portare ciò che bastava ai 5.000 nel deserto, è venuto a portare di più. Questa immagine deve essere un'immagine fondamentale perché Paolo parla del soverchio di Cristo. Paolo dice che Cristo ha a che fare non con ciò che basta, ma con ciò che avanza. Sovrabbonda è qualcosa che avanza Gesù Cristo. Voi pensavate che Gesù Cristo fosse venuto nelle vostre vite per rispondere a quelle che erano le domande che voi avevate posto e quindi voi avevate un bisogno, Gesù arriva e appaga il vostro bisogno? Non è questo Cristo. Cristo è qualcosa che arriva nella tua vita, che ti riempie e ti soverchia, e di più. Tu avevi bisogno di una cosa, arriva Gesù. Gesù è come se tu mettessi un secchio di 5 litri direttamente sotto una fonte d'acqua corrente. Che cosa succede se prendi un secchio e lo metti sotto un getto d'acqua potente? È come se il secchio non riuscisse a contenere quell'acqua che esce da tutte le parti, e se tu allontani il secchio è come se ti allontanassi sempre con mezzo secchio pieno. Il secchio non riesci mai a riempirlo completamente, lo devi mettere un po' alla volta sotto all'acqua. Se metti un secchio sotto un getto d'acqua potente e poi lo ritiri, ti trovi con mezzo secchio d'acqua, perché è talmente forte il getto che l'acqua esce fuori e non riesci mai a riempirlo. Questa immagine della sovrabbondanza di Cristo è il senso pieno della nuova alleanza, perché rappresenta esattamente ciò che Gesù è venuto a fare nel popolo di Israele. Il popolo di Israele era un popolo affamato nel deserto, giusto? L'immagine biblica, vi ricordate gli ebrei nel deserto che scappano e dicono: Signore, mamma mia, si stava tanto bene in Egitto, ci hai mandato nel deserto a morire di fame, e quindi piangevano le cipolle d'Egitto. E il Signore mandava ogni giorno la razione necessaria affinché loro fossero sazi. Solo una volta a settimana il Signore mandava un po' di più, che era il venerdì, perché il sabato non potevano raccogliere quello che cadeva nel deserto. Quindi il Signore nel deserto dava al popolo che stava nel deserto quello che bastava affinché fossero sazi. Gesù è la novità rispetto a questo. Non è venuto a saziare il popolo di Israele, ma è venuto anche a saziare gli altri. Quindi ci sono le 12 tribù che vengono saziate, ma ci sono le 12 ceste che avanzano e sono per coloro che verranno. L'immagine della moltiplicazione dei pani e di pesci non è un'immagine di qualcosa che viene riempito, ma di qualcosa che avanza ed è molto di più. Perché questa è un'immagine importante? Perché noi la scorsa volta abbiamo accennato al Vangelo della Sirofenicia, se ricordate, la quale pure faceva riferimento alle briciole di pane che cadono dalla tavola. Ricordate la Sirofenicia, c'è questa donna che è pagana, non è ebrea, non si è convertita, non è diventata cristiana, non ha fatto professione fede, non è andata la domenica a messa e si è fatta la comunione da quando si è convertita, era pagana, ma incontra Gesù Cristo lungo la strada, gli si butta ai piedi e gli dice: Signore. E Gesù le risponde male, dice: Signore, io ho un problema a casa, c'ho mia figlia che è posseduta da un demonio. E dice Gesù: non si toglie il pane da bocca ai figli per gettarlo ai cani. E la donna risponde: sì, ma anche i cagnolini che stanno ai piedi della tavola hanno diritto alle briciole che cadono dalla tavola del padrone. E Gesù le disse: su questa parola tua figlia è guarita. Qui abbiamo
abbiamo 5.000 persone nel deserto, i 12 apostoli, le 5.000 persone mangiano, ma poi avanzano 12 ceste. Cosa vogliono significare queste 12 ceste se le paragoniamo al racconto che c'è stato poco prima della Sirofenice? Non sono venuto a saziare solo voi, ne sono venuto a portare anche per gli altri. Non sono venuto perché voi avevate fame, sono venuto a sfamare voi, ma quello che avanzerà basterà anche per coloro che verranno. Per cui l'immagine della moltiplicazione è un'immagine di salvezza straripante, traboccante, non è un'immagine di salvezza sufficiente. Cristo non è ciò che bastava affinché noi ci salvassimo. Gesù non è sufficiente, anche perché la parola sufficiente è proprio brutta. A scuola se vi danno sufficiente, non significa che quando è sufficiente, ah bravo, dice ti salvi sufficiente, giusto? La sufficienza è la salvezza. Se tu invece vieni a dire ho avuto 8, sufficiente 6, 8, buono. Gesù non è il 6, Gesù è il 7. Gesù non è ciò che è sufficiente, ma Gesù è ciò che è sovrabbondante. È quella grazia che straripa, non è quella grazia che è sufficiente e che basta. Questa immagine di salvezza traboccante è ciò che sconvolge l'idea di salvezza che era presente nel mondo ebraico. Perché l'idea di salvezza, non pensate a tutto l'ebraismo, pensate ad un certo ebraismo, perché in un certo mondo ebraico l'immagine della salvezza era: verrà un Messia che salverà noi. Noi aspettiamo il Messia verrà e ci salverà. E coloro che non l'aspettano s'arrangiano. Nella visione di Gesù Cristo non si arrangia nessuno, della sua salvezza ne avanza in abbondanza. Quanti volete, venite e bevete alla fonte d'acqua, dirà l'Apocalisse. Questa visione sovrabbondante è la visione che riprenderà anche Giovanni. Per questo il Vangelo di Giovanni non taglia il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma taglia il racconto della istituzione dell'Eucaristia. Nel Vangelo di Giovanni non c'è l'ultima cena, ma comunque l'ultima cena è importante, non ci serve questa parte, ma questa parte lo sappiamo, quando Gesù ha istituito l'Eucaristia l'abbiamo capito. Questi però pensano che questa Eucaristia sia stata istituita solo per loro e che sia sufficiente per la loro salvezza, invece di questo pane ne avanza anche per coloro che verranno. La salvezza che nasce dal banchetto eucaristico è una salvezza che straripa, non è una salvezza sufficiente. Immagine fatta a comunione, io mi salvo, no, tu ti sei comunicato, sei salvezza traboccante, straripante, tu salvi perché ti sei comunicato, e questa salvezza va oltre le ceste, oltre, scusatemi, il pane, va oltre ciò che ti è sufficiente. C'è una salvezza che noi non possiamo contenere e misurare. La visione del Cristo della moltiplicazione è la visione di Cristo sovrabbondante. Quando dite che Gesù basta, state dicendo un'eresia. Gesù non basta, Gesù è più di ciò che basta. Gesù è, come volete dire, sovrabbondante, eccessivo. Utilizzate termini a crescere, ma non utilizzate termini verso il basso. Gesù non è sufficiente, è esagerato. Gesù è esagerato. Perché è esagerato? Perché non mi basta, era più di quanto io stessi aspettando. Gesù non è venuto a riempire le nostre attese, Gesù è venuto a straripare rispetto alle nostre attese. A noi bastava un liberatore, che poi sia venuto Dio stesso a condividere con noi la sua divinità, il discorso è profondamente diverso. Siamo stati introdotti in un mistero di partecipazione della divinità. Non si può parlare solo di Gesù uomo, non si può parlare solo di Gesù Dio. Se io parlo di Gesù uomo dicendo che Gesù ha fatto scoprire la nostra umanità, io sto appiattendo il mistero di Gesù Cristo alla condizione della nostra umanità, che non è ideale. Se io dico che Gesù è solo divinità, sto escludendo il mistero dell'umanità dal mistero di Cristo. Gesù è venuto nella nostra umanità per insegnare ad elevarci dalla nostra umanità. Che cosa significa ad elevarci? Non basta vederci come uomini, noi ci dobbiamo vedere come dei. È il passaggio della vera religione, salire dall'umanità e vedere la divinità dell'uomo in ogni uomo, perché la condizione dell'umanità
che si basa sul principio di eguaglianza civile, di pacifica convivenza, è un'illusione. Noi come cristiani lo sappiamo, noi non abbiamo bisogno delle leggi umane, in senso, non sono le leggi umane che ci salveranno, che sono leggi che sono basate sul principio di utilità. Noi dobbiamo tirare un po' più in alto. Per cui, per esempio, non equa distribuzione. Gesù non è per l'equa distribuzione. Gesù è: chi ha deve dare tutto a chi non ha. Gesù ha una visione economica molto particolare, che Gesù non è per dividiamoci i beni perché siamo tutti quanti quieti. No, chi ha deve dare tutto quello che ha a chi non ha e rimanere senza. Nel caso provvedo io, quindi significa che dei modelli sociali rispetto per esempio all'equa distribuzione per Gesù non vanno bene, perché sono giusti. Sono ingiusti perché ogni giustizia umana tenderà a fare delle divisioni. Quindi togliendo da mezzo la giustizia umana, Gesù è sovrabbondante anche nel regolare le relazioni tra gli uomini. Gesù non è moderato nel regolare le relazioni tra uomini. Per cui, per esempio, sì, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ce l'ha. Poi quando però si tratta del giovane ricco, Gesù non è così moderato col giovane ricco. Quando gli dice vai a casa, non gli dice prendi metà di quello che hai e dallo ai poveri, gli dice prendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e seguimi. Non è molto moderato Gesù rispetto alla questione della ridistribuzione economica, perché Gesù insegna il soverchio, il sovrabbondante, non ciò che è necessario. Tu non devi dare agli altri ciò che è necessario, tu devi dare agli altri anche il lusso. Allora viene un povero da te e tu gli dai un pezzo di pane perché devi saziare la fame. Questo non è cristianesimo. Non è cristianesimo. Questo è pacificarsi la coscienza. Ero affamato e mi avete dato da mangiare, va bene per Matteo, ma non basta. Nella visione del sovrabbondante è: sì, io ho fame, voglio il pane, ma sono una donna, voglio anche l'emancipazione. Ci no, ferma un attimo. Fin quando si tratta di un pane, se è una donna che viene da fuori non ti possiamo dare altro, c'hai fame, andiamo un poco alla volta, perché qua, dice, è un problema. Dice no, veramente vorrei avere la dignità delle donne rispetto alla condizione delle donne in altre parti del mondo, per esempio. Quindi per esempio, non so, non vorrei soltanto partorire figli, avere la garanzia che me li fate partorire, vorrei anche affermarmi, non so, lavorativamente per esempio. Una donna che viene, no, ma tu sei una donna del terzo mondo, fai la donna del terzo mondo, io ti porto la pappa di miglio, tu te la mangi, ti fai piatta, fai fare piatti i figli e state tutti bene, io sono contento perché quando mi mandano le fotografie in televisione vedo tutti piatti, però quando mi mandano poi grassi sopra i barconi dico vedete come sono grassi, e dall'altro lato mandate pappa di miglio che è quella che serve per ingrassare i polli, di conseguenza voi mandate pappa di miglio e li troverete sempre grassi, perché il paradosso è che in Africa laddove c'è un poco di mangiare si ingrassa abbondantemente, perché alla fine ti metta pane, pasta, miglio, legumi, cereali, no, legumi meno, cereali a volontà, per cui dove arrivano le dispense di cibo si ingrassa, non si mangia bene, si ingrassa. Perché l'idea è che l'Occidente ingozzi una certa parte dell'Africa, non gli deve dare da mangiare, perché dare da mangiare significa che io ti faccio provare anche il gusto del cibo, per esempio. Dici, no, il gusto del cibo, l'aragosta ce la dobbiamo mangiare solo noi. Ma tu che cosa vuoi? Ti faccio un panino col formaggio, ma l'aragosta non va bene. Non è cibo per poveri, o no? C'è il cibo per i poveri e c'è il cibo per i ricchi. L'aragosta non è cibo per i poveri. Cibo per i poveri, qual è il cibo per i poveri? Pasta al sugo, queste qua. Cibo per i poveri. Aiutatemi, perché non lo so qual è il cibo per i poveri e il cibo per i ricchi. Però diciamo che grosso modo vale sulla questione del prezzo. Gesù non è d'accordo rispetto a questa cosa. Infatti Gesù lo rinfaccia nel Vangelo di Giovanni a Giuda. Signore, vendiamo quest'olio, diamolo ai poveri e il ricavato lo diamo ai poveri, 300 denari. Quello che ci avanza diamolo ai poveri, quello che riusciamo a ricavare dall'occasione diamolo ai poveri, e l'obiezione di Gesù è: i poveri li avete sempre con voi. Che cosa significa? Che tu vuoi cogliere l'occasione per prendere quello che hai e darlo ai poveri. Non è quello il senso del Vangelo, non è dare ai poveri ciò che ti avanza. Tu devi dare tutto e di più, non solo ciò che riesci a cogliere dall'occasione.
È il paradosso del Vangelo. Non è solo quello che ti avanza, ma è tutto e di più. Giuda è colui che sfrutta l'occasione. Abbiamo a disposizione, senti, oggi c'ho, mi hanno regalato 2 chili di pasta. Ma come fa questi 2 chili di pasta? Noi non ce li mangiamo. Quindi, allora, sta la signora a fianco che è poverella, e facciamo 500 grammi alla signora a fianco, 200 grammi a quella di sotto, e abbiamo finito i 2 chili di pasta. Questa è la logica di Giuda rispetto alla ridistribuzione. La logica di chi non organizza la carità, ma di chi la carità la fa a seconda di quello che si trova in mano. Va bene fare questo accanto però al tutto che dai quotidianamente secondo una carità organizzata. Perché Gesù non è venuto a dare solo ciò che avanza, è venuto a dare il necessario e ciò che avanza. Quindi c'è un equilibrio rispetto a questa dimensione. Non possiamo dare solo il necessario, dobbiamo dare anche il superfluo. Quindi non ti posso dare un tozzo di pane perché sono contento, perché ti ho esaurito il bisogno primario. Io ti devo dare anche l'istruzione se vieni qua, ti devo garantire l'istruzione, ti devo garantire accoglienza. Non ti devo dare solo il pezzo di pane per garantire che c'è una coperta e un buon letto dove puoi dormire. Dici, ma noi gli abbiamo dato coperto, letto, dormono comunque, mangiano, bevono. Non basta, non basta. Perché se c'è un bambino che mangia e beve ma non ha un'istruzione, evidentemente è un problema. Dice, ma come la deve avere l'istruzione? Vabbè, con cose come l'hanno i tuoi figli. Forse anche meglio. Tuo figlio lo mandi a fare il British a Cambridge durante l'estate, corso di 2 mesi, approfondimento, parla 5 lingue. E perché coloro che vengono da fuori, per esempio, non dovrebbero avere lo stesso diritto? È la carità di chi si attiene a ciò che è necessario ma che non riesce a fare il passo verso il superfluo. È la carità delle ceste che non avanzano, è la carità delle briciole che non cadono, è la carità di chi non vada al fatto che non ci vuole solo il necessario, ci vuole anche ciò che avanza. Perché dare il necessario è quello che ha fatto la prima alleanza. La prima alleanza era dare il necessario. Ti do ciò che basta nel deserto. La nuova alleanza è il passo ulteriore dal necessario al superfluo. Gesù Cristo è ciò che avanza, è ciò che va oltre il necessario, che è ciò che descrive pienamente l'essere cristiani. Il cristianesimo non è sufficiente, il cristianesimo va oltre la sufficienza. Per questo vi dico sempre, lo diceva Gregorio di Nazianzo, la Sacra Scrittura non va letta a partire da Genesi, la Sacra Scrittura va letta a partire da Gesù Cristo. Come si legge la Bibbia? Da Genesi, no da Gesù. E cosa significa da Gesù? Significa che guardi a Cristo che è la pienezza e poi capisci tutto il resto, ma devi partire da Gesù per capire la pienezza. Perché ciò che era stato rivelato in parte in Gesù Cristo è diventato pienezza. Ciò che vedevamo come qualcosa di fumoso è diventato chiaro perché Dio uomo ce l'ha fatto vedere in Gesù Cristo. Vediamo la seconda moltiplicazione. In quei giorni, perché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, questa è una cosa comune, se li rimando digiuni alle loro case verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano. Gli risposero i suoi discepoli: come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto? Domandò loro: quanti pane avete? Dissero: 7. Quindi il numero ritorna ed è sempre lo stesso. Quindi non può essere semplicemente un racconto storico. Quando Marco lo scrive vuole mediare una simbologia, non vuole mediare semplicemente una storia, perché quando voi leggete nella Bibbia dei numeri precisi non potete soffermarvi a leggere il miracolo, dovete vedere se quel numero voglia significare qualcosa. 7 indica come sempre la perfezione, questo lo sappiamo. Ordinò alla folla di sedersi per terra, prese 7 pani, rese grazie, li spezzò, li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, recitò la preghiera di benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte.
12 sporte prima, 7 sporte dopo, la numerologia simbolica resta, i numeri non sono casuali. Erano circa 4.000 e li congedò, poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Prima moltiplicazione, cammina sulle acque, seconda moltiplicazione. Prima moltiplicazione, 12 ceste avanzate. Seconda moltiplicazione, 7 sporte avanzate. 5.000 uomini, 4.000 uomini. Tutta la numerologia che viene utilizzata, se voi leggete l'evento esodico attentamente, richiama esattamente quello che Esodo aveva già raccontato. Li aveva dati da mangiare prima sulla riva del mare, non mancò il loro pane, li dà da mangiare sull'altra riva del mare, non manca loro il pane. Il pane non manca mai agli ebrei, gli ebrei nel deserto non muoiono di fame. Questa volta però la cosa più interessante di questo racconto qual è? È che i discepoli e gli apostoli non sono degli spettatori passivi, ma sono chiamati a partecipare al mistero della distribuzione. Cosa ha detto Gesù all'inizio nel primo racconto di moltiplicazione? Quando gli hanno detto, Signore, qua non c'è pane, date loro da mangiare voi stessi. Che cosa significa date voi? Perché gli apostoli vengono coinvolti nella distribuzione? Qua torniamo sempre ad un passaggio che per Marco è fin troppo chiaro. Vi ricordate quando abbiamo parlato della liberazione degli indemoniati? Abbiamo detto che Gesù a un certo punto, Gesù nel dimostrare, nel liberare gli indemoniati, che cosa dimostra? Che egli è superiore agli angeli. Quindi Gesù è Dio. Questa è la questione centrale. Prima cosa dice Gesù ai suoi discepoli? Andate e liberate gli uomini dai demoni. Ora, se Gesù liberava gli uomini dai demoni perché egli stesso era Dio, quindi i demoni a lui si sottomettono, quando dà ai suoi discepoli il potere di liberare gli indemoniati, che cosa sta facendo? Gli sta dando la stessa natura sua, perché i demoni si sottomettono a Cristo perché è Dio, se si sottomettono anche agli apostoli, perché lo fanno? Perché Gesù ha condiviso con loro la sua stessa natura. Io vi ho fatti diventare Dio come sono Dio io. Quindi il potere di liberare dai demoni, che noi leggiamo semplicemente come pratica esorcistica, quindi gli ha dato il potere di liberare dai demoni, nel Vangelo di Marco significa qualcosa di più. Io sono Dio perché libero dai demoni, adesso anche voi potete liberare dai demoni. Cosa ne deducete da questo? Che io vi ho divinizzati, vi ho resi dei come Dio sono io. E quando dice ai suoi apostoli date da mangiare voi, che cosa sto dicendo? Colui che dà il pane nel deserto, era Dio che dava il pane nel deserto, ora è Gesù che dà il pane nel deserto. Quando dice ai suoi date voi da mangiare, che cosa sto dicendo? Vi ho fatti diventare Dio come sono io. Attraverso queste immagini non c'è solo la dimensione, la condivisione del pane. Più avanti il Vangelo di Giovanni dirà che il pane sarà dato da qualcuno, quindi che non sarà trovato così a caso. Gesù non si trova del pane. Gesù interroga dicendo c'è qualcuno che ha del pane, e si alza un giovinetto e porta il pane. Quindi nel Vangelo di Giovanni la dinamica della condivisione della divinità è ancora più chiara. Gesù non ci lascia come degli spettatori passivi ai margini di quello che fa. Gesù ci coinvolge in ciò che fa, e coinvolgendoci ci associa al suo mistero. È la novità del cristianesimo. Dio non dice stai a guardare quello che sto facendo, fermati lì, adesso ti faccio vedere i miei prodigi. Dio dice vieni qua, facciamoli insieme. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trasformare l'acqua in vino. Allora ho bisogno della collaborazione dell'uomo. Prendete le giare, riempitele d'acqua. Vi sembra una cretinata perché dici no vabbè, ma quello è il lavoro di manovalanza, mi devi portare il frutto della terra e del tuo lavoro se vogliamo fare grandi cose, perché io non parto dal niente a fare segni, io ho bisogno di collaborazione, perché non sono venuto a mostrarvi che io sono Dio. Per quello vi bastava quello che avevate visto già nella prima alleanza, avevate visto cieli che si aprivano, miracoli, la prima alleanza, l'Antico Testamento è pieno, no, di segni, miracoli e quant'altro.
Io non sono venuto a fare miracoli, sono venuto a rendervi partecipi di grandi cose, e le facciamo insieme, sempre con una cooperazione tra Dio e l'uomo. E infatti guardate qual è la polemica che si pone subito dopo, che è assurda, perché Gesù che ha fatto? Moltiplica, cammina sulle acque e moltiplica un'altra volta. E i farisei che cosa gli chiedono? Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Ma come, ha moltiplicato i pani, ha camminato sulle acque, ha rimoltiplicato i pani, e i farisei gli dicono: vogliamo un segno dal cielo e io non vi darò nessun segno. Perché Gesù è totalmente contrario alla dinamica dei segni. Gesù non ama dare segni nel senso di fare i miracoli. Il miracolo per loro che cos'era? Cosa si intendeva? Facci vedere un segno grandioso, così noi crediamo. Facci vedere un sole che balla, facci vedere una cosa. Cosa ci può fare? Una cosa, a noi ci basta poca roba, una stella cadente, no, una stella che va, facci vedere una cosa. E Gesù dice: questa generazione vuole il segno, non lo avrà. Negli altri Vangeli dirà: gli basta il segno di Giona, gli basta il segno di Giona. Perché questa generazione non avrà un segno? Perché Gesù non è venuto a fare i segni per dimostrare la sua grandiosità. Ogni volta che Gesù manifesta in un segno, in un miracolo, come lo volete chiamare, in un'opera, manifesta la sua divinità, non lo fa mai come manifestazione affinché gli altri lo accettino, ma coinvolge sempre l'altro in questa realtà. Quando si tratta di guarire i malati, di guarire i lebbrosi, Gesù non li lascia spettatori passivi al margine della guarigione. Dice: fermo là, mo ti guarisco. C'è sempre un dialogo e c'è sempre una condizione di condivisione. Vi ricordate il paralitico, la questione dei peccati? Quando gli calano il paralitico dal tetto, no? E lui dice, Gesù dice: ti sono perdonati tutti i tuoi peccati. E poi dice: è più facile perdonare i peccati di quest'uomo o dirgli alzati e cammina. Nessuno risponde e Gesù gli dice: prendi il tuo lettuccio, alzati e cammina. Agli occhi di coloro che guardavano, che cos'era il segno più grande? Quello di alzarsi e prendere il lettuccio. Ma dalla prospettiva di chi sa il mistero di Dio, il segno più grande è quello di perdonare i peccati, perché solo Dio può perdonare i peccati. Quando Gesù dice ti sono perdonati i peccati, è quella la grandezza del segno, non prendi il lettino e va. Quello che gli occhi vedono è un conto, quello che Gesù realizza va ben oltre la dimensione di ciò che gli occhi riescono a contemplare. Gesù manifesta ogni volta il suo mistero coinvolgendo l'uomo in questa manifestazione. Non sono venuto a farvi vedere che sono Dio, sono venuto a condividere con voi il mistero della divinità. Quindi siamo stati divinizzati dal mistero del Cristo che ci ha resi come Lui, veramente uomini, ma veramente dei. E questo mette in crisi un po' il nostro approccio alla religiosità, perché il nostro approccio tradizionale religioso tende a distinguere il piano umano dal piano divino. Quindi la nostra religiosità solitamente è: io mi rivolgo a Dio con una relazione in verticale. Nel cristianesimo questa verticalità ha ceduto il posto ad una relazione orizzontale, perché resta la verticalità ma si mescola all'orizzontalità. Il rapporto è Dio-uomo, ma è anche uomo-uomo la misura della mia relazione con Dio. Non posso relazionarmi bene a Dio se non mi relaziono ai fratelli nello stesso modo, perché il mio fratello è diventato partecipe e compartecipe del mistero della divinità. E torniamo sempre allo stesso discorso. E qual è sempre lo stesso discorso? Oggigiorno stiamo riassistendo a dei rigurgiti di una religiosità verticale che ti viene a dire che tu non vali niente, che tu non sei nessuno, che ti devi relazionare a Dio, che è tutto, che le relazioni tra i fratelli non sono la misura, perché l'importante è Dio. Prima Dio e poi gli altri. Ma questa cosa la diceva già la prima alleanza, non c'era bisogno del cristianesimo per dire questo. Per dire che viene prima il Signore e poi vengono tutti gli altri appresso, non c'era bisogno di Gesù Cristo. Questo l'aveva detto chiaramente anche la prima alleanza.
perché ama il prossimo tuo come te stesso non è un comandamento nuovo, è un comandamento che è già presente nella prima alleanza, nel libro del Levitico al capitolo 19, ama il prossimo tuo come te stesso. La novità è che per Gesù il comandamento dell'amore di Dio e il comandamento dell'amore del prossimo sono la stessa cosa, perché ciò che lui è venuto a fare è proprio questo, è venuto a condividere. Concludo. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Ed essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: va dietro di me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Qui ci sono 2 episodi che vengono subito dopo tutto quello che abbiamo raccontato. E c'è la bellezza della descrizione di quest'uomo che sta diventando Dio, ma non è un processo semplice. Perché la divinizzazione di Pietro è un processo che dura parecchio ed è molto complesso. E l'uomo in questo cammino verso Dio fa un passo avanti e 30 indietro. Quando Gesù interroga Pietro, gli dice: Pietro, dice ai suoi discepoli: chi dite che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo. E Gesù gli dice: stai zitto, non lo devi dire a nessuno. Negli altri Vangeli dirà: questo non ti è stato rivelato dalla carne, ma ti è stato rivelato dallo Spirito. È il processo della divinizzazione. Pietro si sta avvicinando alla coscienza di ciò che Cristo è, accogliendo ciò che Cristo è, però Pietro lo sta accogliendo solo con la mente per ora. Sta capendo chi è Gesù Cristo, ma questo non è sufficiente. Pietro sta avvicinandosi alla divinità, ma è un processo molto graduale. E infatti Pietro subito cade quando Gesù comincia a predicare la sua morte e risurrezione. Pietro lo ammonisce dicendo: è meglio che stiamo zitti. E Gesù gli dice: vade retro, Satana. Ma come in un momento è diventato da colui che ha rivelato la vera natura di Gesù Cristo a colui che è l'opposto di Cristo nella rappresentazione neotestamentaria. Cioè si diventa, si è Satana e allo stesso tempo si è divini nello stesso momento. Un cambiamento così repentino. E perché il mistero della salvezza di chi sta comprendendo il mistero di Cristo, pian piano si sta avvicinando Pietro a Gesù, ma Pietro lo sta capendo con la mente. Il vero avvicinamento e la vera divinizzazione di Pietro ce la presenterà Giovanni al capitolo 21, quando non si tratterà più di capire chi è Gesù, ma si tratterà di rispondere alla domanda: mi ami tu? Perché la domanda di Cristo rispetto alla sua condizione, alla divinizzazione, non è comprendere chi è Gesù. Per diventare dei non dobbiamo capire chi è Gesù. Per diventare dei dobbiamo amare come Cristo ha amato. E cosa significa questo? Dare la vita, capitolo 15 di Giovanni. Non c'è amore più grande di questo che dare la vita per chi si ama. Pietro questo non lo capisce. E Pietro crede nella prima fase, evidentemente, che la divinizzazione sia un processo di conoscenza. Più conosco Dio, più mi assimilo a Lui. Il cristianesimo prende le distanze da questa posizione. Si chiama gnosticismo. Pietro è gnostico quando dice: tu sei il Cristo, e Gesù gli dice di stare zitto. Perché Pietro sta rivelando ciò che la conoscenza gli suggerisce, e non è quello che conta. Cioè, ma come? La conoscenza non conta niente. Perché questo è un passaggio importante? La conoscenza non conta niente. Perché il mistero di Cristo non si realizza nella consapevolezza e nella conoscenza, ma si realizza nella capacità di dare la vita agli altri. E questo è un aspetto importantissimo. Perché se la questione è la conoscenza, allora la salvezza vale solo per coloro che hanno conosciuto Gesù Cristo.
Se la misura della salvezza è la conoscenza, la salvezza è una realtà che si può realizzare solo per i cristiani che hanno conosciuto Gesù Cristo. Se la misura della salvezza è l'amore, questa misura della salvezza è sovrabbondante, perché che tu abbia conosciuto o non abbia conosciuto Cristo, se hai dato la vita per gli altri e la date in sovrabbondanza, tu ti sei divinizzato. È quella la vicenda del buon samaritano. Purtroppo il cristianesimo resta, no, ammantato di un certo gnosticismo, perché l'idea è che io più cristiano sono, più nella misura in cui ne so di più di Gesù Cristo. Quindi il mio essere cristiano è misurato sulla mia conoscenza di Cristo, che è il paradosso, perché Pietro ha acquisito piena conoscenza di Gesù in un tempo e subito Cristo gli ha dimostrato la fallibilità della sua conoscenza quando si è trattato di avere relazione con la vita di Gesù. Io non sono venuto affinché voi mi conosciate, io sono venuto a morire e a risorgere per voi, non sono venuto per saziare la vostra sete di conoscenza, sono venuto a mostrarvi che l'unica via per amare è quella di dare la vita fino alla morte, ma non temete, perché dopo la morte c'è la risurrezione. Un errore che si fa molto di frequente nella lettura della scrittura è leggere la Bibbia non a partire dal mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo. A volte si è sentito anche in questi giorni che la volontà di Dio è che l'uomo soffra affinché dalla sofferenza possa imparare. Chi dice queste cose non ha letto il Vangelo, perché Gesù dice: io sarò consegnato agli anziani, i quali mi uccideranno. E Pietro dirà: il Cristo che voi avete ucciso, il Padre lo ha fatto risorgere. Continuamente nel Nuovo Testamento si chiarisce che la volontà del Padre è far risorgere il Figlio, non ucciderlo. La morte è qualcosa che i complotti degli uomini portano a termine. La volontà del Padre era che il Figlio risorgesse. Ma se io non leggo il Vangelo alla luce del mistero della morte e risurrezione del Cristo, per cui voi lo avete ucciso ma il Padre lo ha fatto risorgere, quando sento la volontà di Dio, io l'associo a cose assurde. La volontà di Dio è solo vita, perché Dio non distrugge ma crea. Quindi la immagine finale qual è la volontà di Dio rispetto a Gesù Cristo? Che il Figlio viva, non che il Figlio muoia. Tant'è vero che il Padre, che il Figlio muoia morto per i nostri peccati, non so se questa espressione è chiara, siamo noi che l'abbiamo ucciso anche materialmente, quindi non è solo un'espressione così generica. Non l'ha ucciso il Padre, l'abbiamo ucciso noi il Figlio. Che sia chiaro, non ci deresponsabilizziamo davanti a coloro che quando vedono l'amore lo sopprimono. Siamo stati perdonati anche per quello, quindi figuratevi un po'. Anche questo ci è stato perdonato, ma non responsabilizziamo il Padre rispetto all'uccisione del Figlio. Da dove venga la sofferenza non lo sappiamo. Ma sicuramente non viene dal Padre e non viene da Dio, perché Dio si è fatto sofferente insieme a noi, non contro di noi. Quindi qua si pone un punto fondamentale: se tu non comprendi bene che il mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo è un'unica realtà e che la volontà ultima di Dio non è la morte ma la risurrezione dell'uomo, se non ti è chiaro questo, tutto ciò che leggi rispetto alla scrittura, alla prima alleanza, eccetera, lo interpreterai male. Polvere sei e polvere ritornerai. Ma i cristiani la possono dire una cosa del genere? Scusate, mi manca un pezzo importante. Dice: vabbè, mi manca solo Gesù Cristo. Nell'affermazione polvere sei e polvere diventerai, ritornerai, manca un pezzo importante. È perché ci manca la risurrezione. Dice: sì, è polvere sono, polvere ritornerò, ma risorgerò. Ci vorrebbe una piccola aggiunta rispetto a questa cosa, perché anche nel messaggio quaresimale, no? Che adesso è convertiti e credi al Vangelo, quindi la Chiesa in questo ha ripreso una formula nuova, ma polvere sei e polvere ritornerai, e lo sentite ripetere ai cristiani: ricordati del tuo peccato perché alla polvere ritornerai. Mi posso ricordare della grazia di Dio perché alla risurrezione sono votato? Scusate, ma è proprio pesante questa cosa. Cioè, è proprio così difficile parlare di grazia. Dice: no, però nella gente mi fa capire pure che io ho peccato. Fategli vedere la grazia, perché di male nel mondo non ne manca. La gente il male lo vede bene. Guardate che è facilissimo credere nell'inferno, non ci vuole niente. Uscite un poco fuori di casa e vedete inferni dappertutto.
Che cosa volete parlare? Gente che muore bruciata tra le fiamme, con l'arsura, muore di sete, muore di fame. E chi ci può credere all'inferno? Basta fare 2 ore di aereo, ma se volete. Andate qua dietro e trovate l'inferno. Quando lo volete l'inferno? L'inferno si vende al chilo, non c'è bisogno di predicarlo. Dove volete voi lo trovate. L'inferno che cos'è? È sofferenza eterna, morale, eccetera, eccetera. Dove sentirai per sempre il dolore dentro, sarai ferito continuamente. Ma scusate, ma le relazioni che noi viviamo spesso non sono degli inferni belli e profondi. Sono le relazioni che ti fanno male per parecchio tempo, tra le altre cose. Credere all'inferno non è difficile. Pensare che dopo questa vita vi sia, già in questa vita e nella vita a venire, una condizione di paradiso è la sfida vera. Perché vedere paradiso è la cosa più difficile in questo contesto. Nella nostra vita l'aspetto più difficile è quella di educare lo sguardo a vedere la grazia, non a vedere il peccato. Perché sulle colpe siamo bravissimi. Sulle colpe degli altri non ne parlavo. Ma vedere, individuare le colpe, io parlo per me, non parlo per voi, io lo so che voi non le vedete le colpe degli altri, vedete solo le vostre e quelle degli altri non le vedete. Ma parlando per me io non ci riesco, vedo sempre le colpe degli altri, le mie... Diciamo che arriviamo sempre in Cassazione e vinco io, facendo tutto il processo sulle mie colpe, arriviamo in Cassazione e vinco io però. Sulla questione della sofferenza, ma dov'è il problema? Qua, quando Gesù Cristo pone a Pietro la volontà del Padre, che io devo risorgere, Pietro gli dice stai zitto, e Gesù gli dice vai dietro Satana, perché Gesù non doveva parlare della risurrezione. Fin quando si tratta di guarire i malati, di fare i miracoli, di fare le grazie, ha parlato anche, ha condannato villaggi, eccetera. Tutto questo andava bene. Pietro non vuole che Gesù parli di morte e risurrezione perché questo discorso è complicato. E Gesù è lì che interviene e abbassa Pietro. Non per conoscenza, ma per vita donata si misura l'amore. Non per la conoscenza, ma per la vita che dona. E come deve essere quest'amore? Sufficiente? Ma abbiamo fatto i segni, forse sovrabbondante deve essere questo amore, non deve essere sufficiente. Deve dire Pietro mi ami tu, Signore, non tanto dire la verità, anche voglio bene Pietro, vabbè, almeno prenditi cura, mi vuoi dimostrare almeno che mi vuoi bene, prenditi cura degli altri. È interessante questa dinamica, perché quando Pietro dice ti voglio bene, Gesù subito gli indica all'altro prenditi cura. Al di là del discorso del primato di Pietro, questa immagine dovrebbe venire a ciascuno di noi, perché quando rispondiamo a Cristo sì Signore più o meno ti voglio bene, prenditi cura degli agnelli, delle pecore, di chi vuoi tu, prenditi cura, abbi cura della misura dell'amore. E poi Pietro, dopo che si prese cura degli altri, avrebbe anche dato la vita. Dopo aver dato la vita agli altri nella cura, la diede poi alla fine nel sacrificio estremo della croce. Come deve essere questo amore sovrabbondante fino alla croce, fino alla risurrezione? Che cos'è la risurrezione? La risurrezione è sovrabbondanza di vita. È quella vita che non riesce ad essere contenuta dalla morte, perché la morte è un secchio che non può contenere questo mistero di grazia che è traboccante. Noi siamo più vita di quanta morte ci sia dentro di noi. Il problema è che prestiamo tanta attenzione a questa morte, a questo involucro del seme, e non riusciamo a vedere la vita che c'è dentro e che spinge all'interno di questo seme. Siamo continuamente a guardare alla morte e siamo quasi incapaci di vedere quanta abbondanza di vita ci sia in ciascuno di noi. Vi basta un virus per rivelarvi il senso estremo del nostro essere cristiani. Che non sto dicendo che dovremmo essere i combattenti, noi camminiamo sopra gli scorpioni, non ce lavamo in mano, lavatevele le mani, non per quello che dice Gesù sulla questione dei farisei, lavatevele per il bene di tutti quanti, che è una cosa buona. Allora, non è il fatto di lavatevele le mani, non è vado a spada tratta contro la morte perché non ho paura della morte, ma che miseria, è possibile che io mi dimentichi di vivere perché c'è un virus che mi ricorda la morte? Ho capito che bisogna avere cura della vita, ma addirittura dimenticarsi di vivere per dedicare un tempo completamente alla paura e al terrore della morte. Ma questo tipo di perdita non è una perdita consistente della nostra esistenza. Nessuno allungherà la tua vita neanche di un giorno. La tua vita non sarà allungata neanche di un giorno, e lo dice Gesù. Quindi il prezzo di questa esistenza viene subito messo in evidenza. La nostra attenzione è continuamente sulla morte. La vita non ci attrae, la vita non è attrattiva in sé.
perché tutto quello che viviamo è vissuto in relazione alla dimensione della morte. Invece dovremmo essere annunciatori di una vita sovrabbondante. Io posso terrorizzare facilmente la gente dicendo: il Signore vi ha mandato un castigo divino affinché voi vi convertiate, e non ci va niente, è facilissimo. Annunciare disperazione nel tempo della disperazione è la cosa più facile del mondo. Vedete, state morendo, sì, è quello il Signore che vi manda un castigo. Trovare speranza in un tempo di disperazione è difficile assai. Quindi si tratta sempre di entrare, qua qual è la porta stretta? Nel momento della disperazione, la porta stretta qual è? È dire agli altri: guardate che state morendo perché il Signore vi sta mandando un castigo. O dire agli altri: cerchiamo di trovare speranza, non dimentichiamo di essere umani, perché Dio ci ha visitati nella sofferenza, anche il Figlio ha sofferto, anche Gesù Cristo ha il coronavirus insieme a noi. Gesù non lo ha mandato il coronavirus, Gesù è un cinese di Wuhan che si è ammalato di coronavirus e sta morendo. È l'incarnazione. L'incarnazione ti dice questo: chi è Gesù? Un cinese di Wuhan che ha la polmonite di Wuhan e sta morendo con i nostri fratelli cinesi in Wuhan. E allora là ti cambia la prospettiva, è l'incarnazione, Dio che è venuto a condividere con noi la sofferenza e nella prospettiva della vita. Signore, forse è meglio che di questo non ne parliamo, però vai dietro, sai. Signore, forse è meglio questa cosa che sei venuto a condividere la sofferenza in vista della risurrezione, è meglio che questo argomento lo mettiamo da parte. Vai dietro. Qual è la risposta al coronavirus? È che Gesù Cristo si è fatto coronavirus. Dio si è incarnato ed è venuto a condividere con noi la sofferenza. Quando c'è un malato di cancro, dov'è Gesù? Gesù è malato di cancro in un letto e soffre con il malato di cancro. Quando c'è un bambino malato, dov'è Cristo? Ha mandato il dolore a quel bambino per mettere alla prova la fede della madre. Andatelo a dire voi. Però assumetevene le responsabilità. Quando dite queste cose vi dovete anche assumere le responsabilità di quello che dite. È facile non assumersi le responsabilità gridando mediaticamente che Dio vi ha mandato una punizione affinché voi soffriate attraverso la sofferenza, prova la vostra fede come l'oro nel crogiuolo. Perché poi si cita pure la scrittura, quando si cita la Bibbia senza partire da Cristo, i guai. Se parti dal mistero morte e risurrezione è tutto chiaro, ma se non parti dal mistero morte e risurrezione citi a caso la Bibbia così a destra e a sinistra. Uno si assume anche le responsabilità. È venuto con noi in mezzo ai flutti del mare, è salito con noi sulla barca, ha calmato le acque, non ha agitato le acque. È venuto, ha visto la nostra sofferenza nel deserto, avevamo fame, ha avuto compassione, ha spezzato il pane, ce l'ha dato e ne ha fatto avanzare. Non è forse questo Gesù Cristo? Ed erano forse tutti giusti coloro che hanno condiviso il pane con lui in mezzo al deserto? Dove sta scritta questa cosa? Ha condiviso il pane con 5.000 giusti, erano tutti bravi 5.000. Hai detto: tu bravo, tu cattivo, no, chi lo non può mangiare, chi lo non facile mangiare? E chi si è comportato male? Chi è Gesù il Babbo Natale? Si è comportato male, Gesù non ti porti il regalo a Natale. Abbe fame, ti porti il carbone, Gesù se fai cattivo. La superstizione che si mescola alla fede, quando noi distacchiamo il mistero dell'uomo dal mistero di Dio. Dio e uomo sono una cosa sola. Se tu stai soffrendo, Dio soffre con te, Dio non ti sta mandando quella sofferenza. Cerca di scoprire Dio che soffre con te, perché Dio sulla croce ha sofferto con te, per te. Non è venuto semplicemente a mostrarti: guarda come soffre bene Dio, è venuto a renderti partecipe di quella sofferenza, o meglio, è venuto a rendersi partecipe della tua sofferenza per dirti: oggi io soffro con te. Dio permette il male, non vi azzardate a dire nemmeno questa cosa. Dio non fa il male e nemmeno lo permette. Perché a questo punto preferisco l'immagine di Dio che fa il male. Se proprio dobbiamo scegliere tra l'immagine di Dio che fa il male e Dio che lo permette, permettetemi, preferisco l'immagine di Dio che fa il male. Perché se l'idea è che io sto uccidendo mio fratello qua e Dio sta là a guardare, lo permette, non mi ha detto lui che devo uccidere mio fratello, però sta là a guardare, questa idea per me è più malata di Dio che viene e mi suggerisce: uccidi tuo fratello. Meglio, preferisco Dio che mi viene a dire: uccidi tuo fratello. Questa immagine è più mediata. Non mi piacciono i sicari, i mandanti non mi piacciono, non mi piace un mandante. Preferisco a quel punto qualcuno che si assume la responsabilità pure del male che fa. Questo Dio mandante camorristico non mi piace. L'immagine di Dio che viene dalla scrittura è quella di un padre che perde un figlio sulla croce perché gli uomini glielo uccidono.
che soffre profondamente per l'uccisione del figlio e che davanti all'uccisione del figlio non è che lo permette che gli uccidano il figlio, non può fare niente. E perché non può fare niente? Perché c'è l'amore di mezzo. E l'amore che cosa richiede in questa condizione? L'amore richiede che il padre debba rispettare tanto la libertà di un figlio quanto la libertà dell'altro figlio. Non si tratta di permetterlo, si tratta di essere impotente davanti al mistero della libertà dell'uomo che è reso libero. Non è permetterlo, perché il padre non vuole che il figlio venga ucciso, infatti lo risorge dai morti. Non è quello il senso. Dio non permette la morte, perché la morte è originata dall'uomo e non viene da Dio. Dio nella morte dell'uomo ci visita. Dio ci visita, non permette la morte. Altrimenti è il padre che ha ucciso il figlio sulla croce, questo è il passato. Se Dio permette la morte, è il padre che uccide il figlio sulla croce. Ma Pietro lo dice chiaramente, voi l'avete ucciso e il padre lo ha fatto risorgere. Dio davanti al male, rispetto al mistero della libertà dell'uomo, Dio si rivela impotente. Impotente. Perché? Perché noi dobbiamo essere liberi. Va bene, grazie, ci vediamo la prossima volta. Ciao.